grande telescopio del mondo si trova in California, sul monte Palomar, a 1800 metri d'altezza. Per trasportare il suo gigantesco specchio parabolico, del diametro di 5 metri, si è dovuta costruire una strada lunga 75 chilometri. Il telescopio può scrutare nello spazio a una profondità di 4 miliardi di anni luce, come a dire che esso riesce a fotografare la luce di stelle distanti da noi 36.000 miliardi di chilometri. In effetti, i miliardi di galassie osservabili col telescopio di Monte Palomar, ognuna delle quali racchiude a sua volta miliardi di stelle simili al nostro Sole, sono l'immagine del passato dell'universo, un passato per lo più remotissimo. Lo stato attuale del nostro cielo lo osserveranno molto probabilmente i nostri discendenti tra qualche milione di anni. A parte ciò, solo a osservare fugacemente questo abisso che ci circonda, viene spontaneo chiedersi se su qualcuno di quei mondi lontanissimi possa esistere, o possa essere esistita, una vita simile alla nostra. Consideriamo la nostra galassia, quella che tutti chiamiamo comunemente Via Lattea. Solo in essa esistono circa 100.000 milioni di stelle. Se volessimo contarle tutte al ritmo di una al secondo, impiegheremmo quasi 2.500 anni. Ebbene, oggi è accertato che almeno 50 milioni di queste stelle potrebbero essere circondate da pianeti su cui è possibile una vita evoluta. Solo una grossa presunzione o un'ignota paura potrebbe farci affermare che noi siamo soli nell'universo. Ma cosa ne pensano gli scienziati? Werner von Braun dichiarava: «Ritengo assolutamente probabile che nell'immensità dell'universo esistano non soltanto forme di vita vegetali e animali, ma anche esseri intelligenti. Anzi, ne sono convinto», ha dichiarato il professor Hermann Oberth, padre del volo spaziale. «Ritengo possibile che esseri intelligenti di altri mondi abbiano visitato nei tempi passati la nostra Terra. Gli scienziati all'inizio hanno sempre un atteggiamento scettico di fronte alle nuove idee, anche quando fu inventata la ferrovia, e si affermarono che sarebbe stato impossibile all'uomo sopravvivere a velocità superiori ai 30 km all'ora. A Mosca, lo scrittore e divulgatore scientifico Kazantsev ha dichiarato: «Alla domanda se mai delle intelligenze extraterrestri abbiano visitato la Terra, io risponderei di sì». E così il professor Saizev, dell'Accademia delle Scienze di Mosca: «Sono convinto che extraterrestri ci abbiano visitato, anche se finora non siamo stati in grado di interpretare le molte tracce che si hanno lasciato sul nostro pianeta». Sono certo ipotesi che comunque lo sviluppo della moderna astronautica ci permette di considerare sempre più reali. Ricordiamo come è cominciato. Non mancarono certo gli insuccessi iniziali. La ricerca è progredita caparbia, incessante. L'uomo ha già toccato la Luna. Incredibili missioni di razzi sonda ci inviano giornalmente immagini e dati che stanno rivoluzionando tesi già sicure un tempo sul nostro sistema solare. L'uomo si sta preparando al gran salto. Verranno accolti i nostri astronauti quando poseranno piede su altri mondi abitati, come nemici o come dei? Vediamo come si comportano gli uomini primitivi quando incontrano di colpo la tecnologia moderna. Nella Seconda Guerra Mondiale, i piloti militari americani atterrarono su alcune remote isole del Pacifico, tagliate fuori dal resto del mondo. Vi costruirono basi di rifornimento e campi d'atterraggio avanzati. Alla fine della guerra se ne tornarono a casa. Ma a questo punto accadde qualcosa di strano. Gli indigeni, che vivevano ancora all'età della pietra, costruirono dei feticci di paglia e bambù simili ad aerei e delle primitive piste d'atterraggio. Avevano scambiato gli stranieri per divinità
e speravano in questo modo di richiamare i loro vascelli celesti con il cargo. Il loro carico di tesori meravigliosi e potenti, viveri, utensili ed armi che non avevano mai visto. Questi veicoli aerei avevano atterrato innumerevoli volte, fra nubi di polvere e fragore. Gli stranieri dalla pelle bianca non andavano mai a caccia, eppure avevano sempre da mangiare. Essi venivano dal cielo e quindi dovevano essere dei. Dei delle stelle. Gli indigeni attendevano pazientemente il ritorno degli dei bianchi, notte e giorno. Uomini scelti della tribù guardavano incessantemente il cielo, sacrificavano vittime al fuoco, vegliavano e speravano, ma gli dei non tornarono. Quanto vi abbiamo mostrato è la nascita di una religione, il culto del cargo. Fu davvero questa l'origine delle leggende e delle religioni primitive? Almeno certi miti nacquero in seguito all'incontro dei nostri antenati con degli esseri extraterrestri tecnicamente assai progrediti. Questo è quanto ritengono gli studiosi sovietici Kazantsev e Saizev. Vediamo perché. In tutto il mondo, presso gli indios del Messico e dell'America Meridionale, presso gli antichi egizi e gli indiani, miti, leggende e religioni narrano di visite di creature provenienti dal cielo. Certo non si parla di astronauti, perché non si conosceva ancora questa parola. Si parla di dei che visitarono la Terra su strani veicoli celesti. Queste leggende non possono d'altronde essere solo il prodotto di un'accesa fantasia, altrimenti non le ritroveremmo comuni a tutti i popoli della Terra. Questi racconti della visita degli dei si possono leggere ancora oggi, ad esempio nei libri del Kanjur tibetano. Il Kanjur comprende oltre 1000 libri, i testi sacri dell'amaismo. È la più mastodontica scrittura segreta del mondo. Fino ad oggi soltanto la centesima parte dei testi Kanjur è stata decifrata. In questi testi ricorrono continuamente le descrizioni di dei che compaiono dal cielo su perle splendenti, di sfere volanti e trasparenti in cui gli dei sono racchiusi. Il giorno in cui il Kanjur sarà stato interamente decifrato, potremmo forse leggere descrizioni ancora più sconcertanti e precise. Il Mahabharata è il poema epico nazionale indiano ed ancora oggi è conosciuto da tutto il popolo. I suoi 80.000 versi risalgono ad almeno 6.000 anni fa. Questo è un passo del Mahabharata. Anche qui troviamo tracce sconcertanti della visita degli dei. Vi si legge continuamente delle Vimana, macchine celesti capaci di navigare a grandi altezze con l'aiuto di argento vivo e di un possente vento propulsore. Questo è l'aspetto di una Vimana, come è stata ricostruita dallo studioso russo Kazantsev, esattamente secondo la descrizione del Mahabharata. E chi, se non il testimone della partenza di un velivolo a reazione, avrebbe potuto scrivere testualmente? Bhima
volò con la sua vimana su un immenso raggio che aveva lo splendore del sole e il cui fragore era come il tuonare della procella. Alla ricerca di altri indizi della visita di esseri extraterrestri, ci fermiamo a Baghdad, capitale della terra dei due fiumi e seconda tappa del nostro viaggio. Nel Museo Nazionale Iracheno troviamo una nuova traccia. Qui vengono conservate scritte in caratteri cuneiformi per noi importantissime. Esse hanno almeno 5.000 anni e raccontano di esseri misteriosi venuti sulla Terra fra nubi di fumo e rombo di tuono. All'inizio del nostro secolo furono rinvenute 12 tavole su cui era incisa a caratteri cuneiformi l'epopea di Gilgamesh. Ecco alcuni frammenti delle tavole. L'epopea narra una vicenda assai simile alla Genesi della Bibbia, ma gli autori del Gilgamesh sono vissuti 2.000 anni prima degli autori della Bibbia. Gilgamesh, l'eroe dell'epopea, era un misto di Dio e di uomo. La settima tavola narra forse un fatto straordinario. Enkidu, un amico dell'eroe, qui in un'antichissima raffigurazione in pietra, ci potrebbe infatti fornire la prima testimonianza oculare di un volo spaziale. Salito in 12 ore nello spazio, a bordo di un bronzeo veicolo celeste, gli chiedono: guarda giù la terra, come ti appare? Osserva il mare, che te ne sembra? Ed egli risponde: la terra appariva come una farinata e il mare come una pozza d'acqua. Non diversamente, gli astronauti americani hanno descritto l'aspetto della terra vista dal suolo lunare. Una coincidenza? Abbiamo sorvolato a grande altezza il Mar Morto. Nel 1947 dei pastorelli cercavano alcune capre sperdute in queste inaccessibili pareti di roccia presso Qumran. In queste caverne essi trovarono per caso i cosiddetti testi di Qumran, scritti circa 2.000 anni fa su cuoio. Anche tali testi narrano storie di strani veicoli celesti e di angelici figli del cielo che scesero sulla terra. E questi messaggeri divini giungevano e si dileguavano in nubi di fumo e di fuoco. Fino ad oggi, soltanto la millesima parte delle antiche fonti ha rivelato i suoi segreti. Sono troppo pochi gli scienziati che lavorano per decifrarle. Una montagna di scritti su pergamena, corteccia d'albero e tavole d'argilla è immersa ancora nella polvere degli archivi. Ma almeno per quel poco che si è decifrato finora, dovremmo analizzare attentamente e verificare la validità di certi contenuti ricorrenti. Ma quale diritto abbiamo di liquidare tutte le descrizioni di veicoli celesti e di apparizioni divine come semplici prodotti della fantasia? Ricordate come hanno reagito gli isolani dei mari del sud di fronte agli aerei americani? Se avessero posseduto una scrittura, ci avrebbero dato il mitico resoconto di una visita di dei stranieri. Sarebbe dunque opportuno verificare il nucleo di verità che tutti i miti e le leggende contengono. Qualcuno lo ha già fatto 100 anni fa. Qui, sulle coste dell'Asia Minore, un uomo si pose nel 1864 alla ricerca della leggendaria Troia. La trovò sotto questa collina. Era Heinrich Schliemann. Egli si era messo in testa di prestar fede ai poemi omerici dell'Iliade e dell'Odissea. E gli scienziati dell'epoca gli dettero del pazzo. Tutti sanno, dicevano, che Omero scrisse i suoi poemi nell'VIII secolo avanti Cristo e che essi non sono altro che creazioni poetiche. Ma Schliemann era fermamente convinto che i canti omerici dovessero essere considerati un resoconto di fatti storici. E finalmente riuscì a realizzare il sogno della sua gioventù. Scoprì, sulla traccia dei testi omerici, l'antica Troia e poté cingere la moglie con i monili d'oro trovati nel tesoro di Priamo. Schliemann prese alla lettera i miti dell'Iliade e trovò Troia nel punto dove avrebbe dovuto essere situata secondo Omero. Un tempo gli venne deriso, ma oggi è considerato uno dei più grandi archeologi. Guardiamo dunque con maggiore fiducia le antiche fonti e prendiamo ad esempio alla lettera quel testo storico che è la Bibbia. Nella Genesi è scritto: allora l'Eterno
fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco. Che avvenne veramente a Sodoma e Gomorra? Il 19° capitolo del primo libro di Mosè ci dà la relazione di un drammatico evento. Dio inviò i suoi messaggeri ad avvertire il patriarca Lot. I due uomini gli dissero: salvati la vita, non guardare indietro e non ti fermare in questi luoghi. Salvati al monte, che tu non abbia a perire. È noto che il massiccio montuoso offre riparo anche dalla radiazione. I messaggeri celesti sollecitarono Lot: affrettati a lasciare la città. Sapevano forse che era già iniziato il conto alla rovescia per la sua distruzione? Certo è che le corrotte e fiorenti Sodoma e Gomorra furono annientate di colpo da una spaventosa, inspiegabile esplosione. Il racconto della Bibbia si conclude così: e non rimase altro che terra deserta e inaridita. Gli effetti potrebbero essere quelli di una bomba atomica. Ma lanciata da chi? Nel massiccio del Sinai si innalza oltre 2000 metri il monte Horeb. Qui, a queste altitudini solitarie, Mosè ricevette dallo stesso dio di Lot, disceso in una colonna o cilindro di fuoco, i 10 comandamenti. Qui gli fu anche detto come costruire l'arca dell'alleanza. Nel 25° capitolo del secondo libro di Mosè si trovano le seguenti istruzioni per la costruzione di questa misteriosa apparecchiatura. Farai dunque una cassa di legno d'acacia, la rivestirai d'oro puro di dentro e di fuori e le farai tutt'intorno una cornice di oro. Dio mise poi in guardia Mosè dicendo che nessuno doveva avvicinarsi all'arca perché avrebbe corso un pericolo mortale. Disse però che egli stesso avrebbe parlato a Mosè dal coperchio dell'arca senza essere visto. Mosè dovette poi predisporre vari speciali accorgimenti per quanti trasportavano l'arca, quasi che queste persone dovessero essere ben isolate. Forse vi erano precise ragioni. Se oggi si ricostruisce l'arca dell'alleanza secondo le indicazioni di Mosè, il risultato potrebbe anche essere una specie di condensatore con una carica di centinaia di volt. Un lato delle lamine d'oro poteva essere infatti caricato negativamente, l'altro positivamente. Quando nella Bibbia si parla dell'arca dell'alleanza, si dice che essa, come in queste antiche illustrazioni, era aureolata da strani scintillii d'ardeggianti. E dopo che Mosè l'ebbe costruita, gli fu possibile entrare in contatto con il suo Dio tutte le volte che voleva. Oltre che come una macchina elettrica, l'arca funzionava dunque anche come una radio? Varie sono le sue ricostruzioni. Essa comunque sviluppava tensioni elettriche mortali. Folgorò Ozza, che la toccò incautamente al tempo di David, e fu usata come arma per abbattere le mura di Gerico. Scomparve nel 587 avanti Cristo. Chi la ideò? Leggiamo ad esempio il viaggio celeste di Elia. Questo episodio si trova nel secondo libro dei Re, un racconto inspiegabile, a meno che il cronista non sia stato testimone oculare di un evento grandioso. Un carro celeste, mosso da destrieri infuocati, giunse dall'alto e prese il profeta con sé. E quando Elia tornò dal viaggio, aveva vissuto esperienze grandiose ed era pieno di immensa saggezza. Nella Bibbia accadono poi altre cose eccitanti. Il profeta Ezechiele ne menziona alcune e degli artisti credenti hanno illustrato le sue parole. Ora avvenne l'anno 30, il quinto giorno del quarto mese, che i cieli si aprirono. Io guardai ed ecco venire dal settentrione un vento di tempesta, una grossa nuvola con un globo di fuoco che spandeva tutto all'intorno ad essa uno splendore. Nel centro del fuoco appariva la forma di 4 esseri viventi. E questo era l'aspetto loro. Avevano sembianza umana. Ezechiele definisce poi i 4 esseri di sembianza umana discesi dal cielo fra le fiamme, possenti come leoni, forti come tori e in grado di volare come aquile. Chi erano costoro? Continua quindi Ezechiele. Ora, come io stavo guardando quegli esseri viventi, ecco una ruota in terra presso ciascuno d'essi. L'aspetto delle ruote era come lo splendore di una gemma ed erano fatte come se una ruota fosse attraversata da un'altra. Quando si muovevano, andavano tutte e 4 dal proprio lato e andando così non si voltavano. E io vidi che avevano cerchi e i cerchi di tutti e 4 erano pieni d'occhi d'ogni intorno. In questa descrizione, così indulgente a dettagli di ordine tecnico, molti hanno ravvisato una macchina volante e le sue componenti meccaniche. E quando i 4 messaggeri lo lasciano, Ezechiele scrive: io udii dietro di me il rumore delle ruote e il suono di un gran fragore.
Il mezzo si risollevò dunque dal suolo nel frastuono dei getti propulsori. Da dove proveniva? Così gli artisti delle Bibbie illustrate hanno visto l'angelo dell'Apocalisse. Un qualcosa di infuocato, munito di rigide gambe metalliche, a mo' di carrello d'atterraggio. Non vi pare di aver già visto qualcosa di simile? Questo è il monastero Deciani nella Jugoslavia meridionale. È situato in un luogo silenzioso e lontano dal mondo. Troviamo degli affreschi del XIV secolo, a proposito dei quali la stampa jugoslava si è chiesta: i pittori delle icone di Deciani hanno rappresentato delle navi spaziali? Già, sembrano proprio astronavi. Osservate la forma aerodinamica e i getti infuocati. I personaggi che assistono alla scena si proteggono il volto con le mani mostrando spavento e terrore. Non vi sono spiegazioni convenzionali convincenti per tutto ciò, come non ve ne sono neppure per i rinvenimenti della Val Camonica, in provincia di Brescia. Qui sono state messe in luce numerose pitture rupestri preistoriche, tra cui alcune raffiguranti esseri celesti in goffe tute, munite di caschi con antenne. Chi sono? Sul Corno d'Oro. Qui sorge il palazzo Topkapi. Qui, nel XVIII secolo, furono trovate le misteriose carte geografiche portate dall'Oriente dall'ammiraglio turco Piri Reis. Le più antiche di esse risalgono al primo secolo d.C. e sicuramente sono delle copie di carte ancora più antiche. In tempi posteriori sono state ornate con disegni di animali e navigli. Eccone una. Essa rappresenta una parte dell'Europa, dell'Africa e dell'America centro-meridionale. Facciamo un esperimento. Immaginiamo di trovarci in un satellite artificiale che voli sopra il Cairo. I continenti ci appaiono con queste distorsioni. E adesso attenzione. La carta di Piri Reis corrisponde esattamente alla nostra visuale dallo spazio. Un altro enigma. Questa carta mostra il Sud America unito alle propaggini, attualmente semi inesplorate e sotto i ghiacci, dell'Antartide. Esattamente come era in effetti oltre 11.000 anni fa, in epoca preistorica. Se si vuol dare una spiegazione a queste carte, bisogna concludere che furono ottenute con riprese aeree da quota orbitale sul Cairo. Ma da chi? Nella metropoli sul Nilo.
20 chilometri dal Cairo si trova il Gizeh, con uno dei più grandi enigmi della storia umana: le piramidi. La base della piramide di Cheope ha un'area di 53.000 metri quadrati, sufficiente per costruirvi 530 casette con giardino. Quando fu ultimata, la piramide era alta 147 metri. Il tempo le ha portato via 10 metri. Dei cunicoli conducono nell'interno. Il peso della piramide è di 6 milioni e mezzo di tonnellate, corrispondente a quello di 65.000 locomotori pesanti. La settima meraviglia del mondo è costituita da 2 milioni e 300.000 blocchi di pietra e ciascuno di questi colossi pesa 2 tonnellate e mezza. Queste pietre squadrate vennero trasportate qui dai monti Mokattam, sull'altra sponda del Nilo, in un'epoca in cui non c'erano né gru né autocarri. In che modo? Su rulli di legno, si è detto, ma è assai improbabile che i pochi alberi che crescevano allora, per lo più palme, siano stati tagliati e trasformati in rulli, perché i datteri erano assolutamente necessari per il nutrimento degli operai occupati nella costruzione della piramide. E allora, in che modo i fellà riuscivano a smuovere i colossi di pietra e trasportarli fino a 147 metri di altezza? Facciamo un calcolo. Se a 20.000 operai fosse stato imposto il compito di rimuovere e piazzare 10 blocchi al giorno, essi avrebbero impiegato pur sempre 664 anni per costruire la piramide. Quindi questa non potrebbe essere stata costruita come tomba da un solo faraone. Moltiplicando per un miliardo l'altezza della piramide di Cheope, si ottiene pressappoco la distanza tra la Terra e il Sole. Sarà un puro caso. Il meridiano che passa per la piramide di Cheope divide i continenti e gli oceani in due metà esattamente uguali. Forse è soltanto un caso. Alla fine del XVI secolo, il matematico olandese Ludolf calcolò il numero pi greco con cui si trova l'area del cerchio. Se si divide l'area di base della piramide per il doppio dell'altezza, si ottiene il famoso pi greco, determinato soltanto 4.000 anni più tardi. Ancora un caso? No, non si possono liquidare come casi fortuiti tutti i valori matematici e astronomici constatati nella piramide. Questa è la piramide di Khefren. Nel 1967 e nel 1972 gli scienziati ne ispezionarono l'interno con rivelatori di radiazioni collegati ad un computer per scoprire vani segreti. Ma il computer fornì dati anomali sulle particelle cosmiche registrate attraverso i muri. Dice il responsabile del test, dottor Amar Gohead, quanto accade all'interno della piramide contraddice ogni legge conosciuta della fisica e dell'elettronica. A guardia delle piramidi, la Sfinge, simbolo dell'enigmatico, alta 20 metri, lunga oltre 73. La sua età è ignota. La valle del Nilo a Luxor, una sottile striscia di terra fertile in mezzo al deserto. La Valle dei Re. Qui, al tempo dei faraoni, venivano seppelliti i re. Dietro a questi ingressi, simili a caverne, si trovano rapide scale e tortuosi cunicoli che portano nelle tombe rupestri. Scavata a 100 metri di profondità nella roccia, vi è la tomba del re Setos II. La camera mortuaria, le colonne quadrate e i rilievi sono tagliati direttamente nella roccia. Anche qui, come in tutte le altre tombe, troviamo stupende pitture. Esse vennero eseguite senza la luce del giorno. Ma la
stavolta non presenta alcuna traccia di fuligine, per cui sono da escludere le torce e le lampade a petrolio. Alcuni scienziati pensano che gli egizi trasportassero nelle profondità della Terra la luce del sole con l'aiuto di un complesso sistema di specchi. Ma gli specchi d'argento allora conosciuti riflettevano soltanto il 40% della luce ricevuta. Già dopo pochi specchi, tutta la luce sarebbe stata inghiottita. Come giustificare allora tali realizzazioni? Delle strane figure sfilano sulle pareti della cripta. Tutte queste divinità evidenziano il loro rapporto con il cielo, con l'universo. Chi sono in realtà? Tutankhamen è piccola, ma è la più famosa. Le altre tombe vennero saccheggiate. Solo questa ha conservato intatte le sue ricchezze. Qui venne sepolto un re dio 19enne che credeva nel proprio risorgere fisico. Questa mummia venne preparata 3000 anni fa perché un giorno si ridestasse. La mummificazione è sempre stata interpretata come un'usanza religiosa. E se fosse piuttosto la maldestra imitazione di una conservazione corporea che gli egizi avevano visto eseguire dai loro dei re celesti? È infatti probabile che eventuali astronauti extrasolari divinizzati dagli egizi viaggiassero nello spazio in stato di animazione sospesa. Ibernati. Il Ramiseum risale a 3000 anni fa. La statua di Ramsete II, scolpita in un unico blocco di pietra, distrutta dalle guerre. Il suo peso, 1200 tonnellate. Trasportata qui dalle cave di pietra dei monti Mokattam, lontane 600 chilometri. Nessuno sa come. I colossi di Memnon risalgono a 3500 anni fa, alti 21 metri, scolpiti in un blocco unico. Ciascuno di essi pesa 1000 tonnellate. Sono stati trasportati qui dai monti Mokattam. Nessuno sa come. Ecco un esempio moderno dell'enorme apparato tecnico necessario per sollevare simili statue di pietra e per trasportarle soltanto 180 metri più lontano. Abu Simbel, il tempio con i suoi monumenti sulla riva del Nilo, deve cedere il passo alla nuova diga di Aswan. 3100 anni dopo la costruzione di questo tempio, decine di nazioni di tutti i continenti hanno dovuto riunire le loro forze per portare a termine quest'opera. Sono state impiegate le macchine più moderne, gru, la cui portata è stata rafforzata mediante presse idrauliche. La scomposizione dei monumenti è stata calcolata con 300.000 misurazioni, perché è stato necessario segarle. I lavori sono durati più di 3 anni. Mai la tecnica moderna si è trovata di fronte ad un'opera di ingegneria di questa imponenza. Ma come hanno risolto gli antichi egizi questi problemi senza la tecnologia di cui disponiamo noi oggi?
di Luxor risale a 3500 anni fa. Alto 26 metri, scolpito in un unico blocco di granito rosa, trasportato qui da Assuan, 300 chilometri di distanza. L'obelisco di Karnak, con i suoi 30 metri, è la più alta delle colonne egizie. Il suo peso, 400 tonnellate. Questo obelisco giace incompiuto ad Assuan. È il più grande del mondo, lungo quasi 42 metri. Il suo peso, 1200 tonnellate. Nessuna gru al mondo potrebbe sollevarlo, tanto meno trasportarlo. Questa è la famosa pietra del sud, il più grande blocco di pietra scolpito dall'uomo. Il suo peso, 2000 tonnellate. Era destinato a Baalbek, nel Libano, a 2 ore di macchina da Beirut. I templi furono costruiti dai greci e dai romani. Risalgono quindi a epoche storiche, ma sorgono su una piattaforma artificiale costruita con i più grandi blocchi di pietra che mai siano stati lavorati e trasportati. Blocchi di pietra lunghi fino a 20 metri, alti 4 metri e mezzo, larghi 4 metri e che pesano fino a 2000 tonnellate. La terrazza di Baalbek c'era già quando furono costruiti i templi che vi sorgono sopra. La scienza non sa darci alcuna spiegazione sulla lavorazione e il trasporto di questi giganti di pietre. Lo studioso russo Agrest ritiene che si tratti di una piattaforma di atterraggio per astronavi extraterrestri. Quanto può dirsi fantastica tale ipotesi? Segue verso sud-ovest. Obiettivo, l'oasi di Janet, in pieno Sahara, 2000 chilometri a sud di Algeri. Base di partenza per l'altopiano del Tassili. Oggi le spoglie catene rocciose color rosso ruggine si stendono come un paesaggio lunare in mezzo alla sabbia del deserto, ma 15.000 anni fa il Sahara era un paesaggio ubertoso, più densamente popolato di altre zone della Terra. Le pareti delle montagne sono erose dalla tormenta e dal sole. Gelidi venti del nord sferzano le gole 2000 metri più in alto dell'infocato deserto di sabbia. Qui, nel Tassili, sono state rinvenute molte migliaia di pitture rupestri, le più antiche delle quali risalgono a 8-10.000 anni fa. Gli artisti erano dunque dei cavernicoli del Neolitico, cacciatori e contadini. I soggetti degli artisti del Tassili erano sempre gli stessi. Animali, cacciatori e... Che significa questa strana figura dalla testa rigonfia? Cosa sono queste figure con caschi rotondi come quelli dei palombari o degli astronauti? Niente occhi, niente bocca, niente naso. Solo fessure per vedere e piccole aperture rotonde. Perché? Un corpo fluttua senza peso in aria. Forse nello spazio. La
La cosa più notevole è che gli artisti preistorici sapevano raffigurare gli animali e gli uomini del loro ambiente fin nei minimi particolari. Solo gli esseri dalla testa rotonda e i giganti appaiono goffi e imprecisi. Come mai? Probabilmente gli artisti non hanno visto abbastanza a lungo e chiaramente quegli esseri. E chi sono? Camminiamo da 5 a 7 ore al giorno. Pernottiamo distesi su pietra e sabbia sotto le stelle scintillanti del Sahara. Per 6 giorni guardiamo come ammaliati questo mondo incomprensibile. Che senso attribuire a questa immagine? E a questo mezzo discoidale con quei rigonfiamenti e quella figura che se ne stacca? Forse veicoli spaziali. Ed ecco ancora esseri fluttuanti senza peso, schematizzati. Le teste restano mal delineate, gli abiti hanno tinte chiare. Potrebbero essere tutte spaziali. Con un po' di acqua potabile che ci rimane, spruzziamo le rocce affinché le pitture preistoriche risaltino più chiaramente. Ora vediamo bene le figure con gli strani elmi e i loro vestiti chiusi con cerniere alle articolazioni. Dopo 10.000 anni, i contorni sono ormai poco visibili. Li ridisegniamo millimetro per millimetro. Sotto uno sbalzo roccioso su una parete ripida e curva, l'archeologo francese Henri Lot trovò l'immagine di una divinità alta 6 metri e la chiamò il grande dio Marte. Lot non poteva fare confronti con l'abbigliamento degli astronauti. Ma Yuri Gagarin lo ha fatto. Sotto di noi c'è l'Africa nera. La foresta vergine. Siamo nella Rhodesia meridionale. Le rovine di Zimbabwe, un luogo dimenticato, senza vita. Nessuno sa chi ne furono i costruttori. Gli edifici di Zimbabwe sono costruiti in pezzi di granito grossi come mattoni, uno uguale all'altro, come usciti dalla catena di montaggio. Quasi 20.000 tonnellate di pezzi di granito lavorati in modo uniforme. Mura alte fino a 10 metri. Le pietre granitiche sono sovrapposte senza leganti, ma sono sopravvissute ai millenni. E sarebbero stati gli antenati di quei boscimani che oggi vivono ancora in capanne di paglia a costruire la misteriosa Zimbabwe? Pare quasi impossibile. Siamo nel Messico, un mondo in cui gli dèi erano di casa. La nostra prima meta è il Museo Nazionale.
L'immensa pietra recante il calendario degli Aztechi ha un diametro di 3,5 metri. Pesa 24 tonnellate. Un tempo era dipinta e si trovava davanti al tempio del dio Sole. Le immagini mitologiche esprimono i risultati di osservazioni astronomiche la cui precisione non può non stupirci. Gli Aztechi calcolarono la durata dell'anno combinando l'osservazione delle orbite lunare e solare e ottennero il nostro stesso risultato, 365 giorni e un quarto. Come questi precisissimi dati vennero calcolati senza telescopi e senza strumenti matematici? Un simile oggetto non sembra in effetti spiegabile se non lo si guarda con occhi moderni. Sono forse dati scientifici di origine extraterrestre? Sud-est di Città del Messico, sotto questa collina, giace una meraviglia del mondo ancora sconosciuta. La piramide di Cholula, la più imponente, la più colossale del mondo. Quando fu ultimata, dopo una costruzione durata 600 anni, la sua base aveva una larghezza di 350 metri e una lunghezza di 310. L'altezza era di 55 metri. La piramide di Cholula ha un volume di 3 milioni di metri cubi. Per fare un raffronto, la piramide di Cheope ha un volume di 500.000 di metri cubi inferiore. Nel XVI secolo, gli spagnoli costruirono a Cholula una chiesa. Soltanto ora si sono iniziati scavi sistematici e si sono scoperti 8 chilometri di cunicoli sotterranei labirintici, di cui non è possibile interpretare il significato. Piramidi ovunque, in tutto il mondo. Chi dette l'incarico di costruirle? Ci troviamo sulla più grande area di rovine dell'America centrale, Teotihuacan, a 2000 metri di altitudine, nemmeno un'ora di macchina da Città del Messico. Solo una piccola parte dei ruderi è stata messa allo scoperto. Teotihuacan significa città degli dei. Dominata dalla piramide del Sole, alta 66 metri, con una base di 150 metri per 140. La piramide del Sole è una montagna di 2,5 milioni di tonnellate, come 25.000 locomotori messi insieme. Completamente ignota l'origine dei costruttori e l'età di Teotihuacan. Ma nella zona sorge il tempio del dio Quetzalcoatl, il serpente piumato. La tradizione racconta di un uomo barbuto dalla pelle bianca, venuto dalle stelle. Egli insegnò agli uomini della terra il diritto e le arti. Spiegò loro la coltivazione del mais e del cotone colorato. Vediamo il suo simbolo dappertutto, la testa del serpente piumato. Poi Quetzalcoatl ripartì verso la stella del mattino, ma promise di tornare in un lontano futuro. Chi era? A 30 chilometri da Teotihuacan c'è Tula.
Ancora oggi si narra che ai tempi degli dei, Tula era collegata alle lontane città Maya di Coba, Chichen Itza e Uxmal mediante una scala celeste. Un ricordo di antichi collegamenti aerei. Queste sculture monumentali scrutano l'orizzonte come muti guardiani che custodiscono un profondo segreto. Tutte sono vestite allo stesso modo, tutte portano strani elmi. Sono divinità guerriere e portano sul petto delle cassette di aspetto piuttosto tecnico, mentre le loro mani stringono qualcosa per cui non si è ancora trovata una spiegazione. A meno che non lo si consideri un qualche apparecchio a noi sconosciuto. Un'arma? A 2 ore di volo da Città del Messico, verso sud, si erge sull'ampia valle dell'Oaxaca, Monte Albán. Il suo nome originario non si conosce. Ancora uno sguardo sulle testimonianze delle raffinate civiltà nell'antico Messico, sorte contemporaneamente e quasi d'improvviso, dal nulla. Quale fu il loro modello? Chi furono i loro maestri? Il nostro volo prosegue verso un nuovo enigma di templi e di piramidi, Chichen Itza. Chichen Itza è un antico centro maya nello Yucatan. I suoi edifici furono eretti in base a dati astronomici. Ed ecco, su 3 terrazze, un osservatorio dei maya, il Caracol, la cui forma presenta una stupefacente somiglianza con quella di un'odierna specola. Pura coincidenza? Osservate questa figura, rappresentante una divinità. Si trova inserita in una struttura in cui sembra quasi controlli dei comandi, mentre il suo elmo presenta qualcosa di simile ad antenne. Fantasie? Forse. Questa piramide è un calendario pietrificato, grandioso e immortale. Le sue 4 scalinate constano di 365 gradini, uno per ogni giorno dell'anno. Anche qui ritroviamo un dio alato, Kukulkan. Anch'egli venne dalle stelle e vi ritornò. Chi era? Al suo posto sorse un dio sanguinario, Chakmol. Tiene in mano una coppa in cui venivano recati i cuori umani a lui sacrificati. Nei periodi di siccità il popolo, guidato dai sacerdoti, si recava in pellegrinaggio per questa via al pozzo sacro chiamato Cenote. Alcune fanciulle venivano precipitate nell'acqua profonda e verde brunastra, quale sacrificio al dio della pioggia. Da questo sinistro pozzo non c'era possibilità di scampo. Un foro rotondo, perfettamente circolare, nella dura roccia. Non può essere di origine naturale e le mani degli uomini da sole non possono averlo scavato. Come fu realizzato? E da chi? I misteri degli antichi Maya sono innumerevoli, ma il loro enigma più grande è questo. Nel 7° secolo d.C., improvvisamente, l'intero popolo abbandonò le città faticosamente costruite e si spinse nel selvaggio nord per costruirvi nuove città. Però non v'è traccia di guerre, epidemie o di repentini mutamenti climatici. Soltanto un ordine imperioso, divino, può essere stato la causa di questa migrazione. Impartito da chi? Nel Messico vi sono 16 città con più di 100.000 abitanti. Una di esse è Merida. Vi si parla una lingua propria derivata dall'antico Maya. I suoi abitanti sono la popolazione più pacifica dell'America Latina. I loro volti
assomigliano alle sculture degli antichi Maya. Da Mérida proseguiamo per la Venta, sorvolando interminabili paludi. Teste di pietra come queste, in mezzo all'acquitrino. Ciascuna di esse pesa intorno alle 200 tonnellate. Nel raggio di 130 chilometri tutt'intorno non c'è traccia di cave di pietra, solo palude e foreste. Come e per ordine di chi furono trasportate laggiù? Per giorni abbiamo atteso febbrilmente di poter finalmente entrare nella cripta del Tempio delle Iscrizioni e delle Leggi di Palenque per filmare un enigma sconvolgente. Non immaginiamo ancora quali difficoltà dovremo superare prima. Sopra la foresta di Palenque fluttua una coltre di vapore torrido. Passiamo accanto a vitelli morti e a stormi di avvoltoi e ci spingiamo fino ai templi di questa sacra città dei Maya. Ecco delle difficoltà. Per 8 volte ci viene negata l'autorizzazione a girare. Finalmente otteniamo di entrare per una mezz'ora scarsa nella camera funebre, che è sempre chiusa. Ansanti e grondanti di sudore, ci affrettiamo a salire la scalinata del tempio e scendiamo nelle profondità della tomba umida e rovente. Pietra tombale del dio re di Palenque, filmata per la prima volta. Quello che vede la macchina da presa è così strabiliante che vogliamo seguire esattamente ogni particolare. Si tratta di un uomo seduto, incapsulato in una struttura apparentemente metallica e occupato a controllare strumenti, non solo manualmente. Anche un piede sembra azionare un pedale. Nella struttura sono identificabili prese d'aria anteriori, vani e compartimenti. Sul retro, dei getti di fiamme espulse da tubi. Questa è effettivamente la posizione di un odierno pilota spaziale. Guardate, esistono una ventina di coincidenze fra questa pietra tombale e la sezione di un mezzo aereo getto sostentato. Ma sono soltanto coincidenze. E anche l'abbigliamento richiama quello dei moderni astronauti. Un apparato respiratorio collegato al naso. Un vestito con delle maniche che cingono strettamente i polsi come una tuta. Il sedile è imbottito come richiedono le forti accelerazioni. Un uomo davanti ad apparecchi di controllo, incapsulato in un gruppo propulsore che emette fasci di fiamme. La figura di pietra rappresenterebbe il dio Maya Kukulkan, che venne dalle stelle e vi ritornò. Un dio o un astronauta divinizzato? L'isola di Pasqua, l'isola dei mille enigmi, minuscola, sperduta nel Pacifico meridionale, a 4.000 chilometri dalle coste del Cile. Parigi è 7 volte più grande. Dopo 10 ore di volo sulla distesa sconfinata del Pacifico, ci appare l'isola di Pasqua, emergendo da un velo di nebbia e pioggia. Ancora oggi gli indigeni chiamano la loro isola Matakiterani, che vuol dire gli occhi che guardano il cielo. E questo isolotto vicino si chiama Isola degli Uomini Uccello. Eccoli qui, esseri con corpi umani e teste di uccello.
sono teste di uccelli o lo sembrano solo agli indigeni? Forse il becco si riferisce a dei caschi muniti anteriormente di un respiratore. Secondo la leggenda, in tempi antichissimi, discesero qui degli uomini volanti che accesero dei fuochi. Ed ecco un viso del tutto diverso. È Makemake, il dio dell'isola. Oggi sull'isola vivono circa 2.000 persone e non furono mai più di 4.000. Su questo gli scienziati sono concordi. Ma se non vi furono mai più di 4.000 persone, allora non è possibile risolvere l'enigma dell'isola di Pasqua. Infatti il 70% della popolazione è costituito da donne, bambini e vecchi. La maggior parte degli uomini atti al lavoro sono occupati nella ricerca del cibo. Rimane disponibile un numero talmente piccolo di potenziali scalpellini che non avrebbero assolutamente potuto eseguire le oltre 600 gigantesche figure di pietra sparse per tutta l'isola. Tanto più che la pietra è così dura che ore di martellamento con cunei litici quasi non lasciano traccia. Molti dei colossi di pietra sono alti oltre 20 metri e pesano fino a 400 tonnellate. La maggior parte delle statue emerge solo in parte dal terreno. La loro effettiva grandezza diviene possibile soltanto scavando. Tutte presentano lo stesso bizzarro tipo umano e la stessa espressione altera e impenetrabile, una uguale all'altra, come fatta in serie. Questa statua, venuta alla luce negli scavi compiuti da Thor Heyerdahl, si distacca dalle altre. Ha la testa rotonda ed è inginocchiata. Questa era la bottega degli scalpellini, sul cratere del vulcano Ranuraraku. Di qua, i colossi venivano trasportati fino a 20 chilometri di distanza. Non c'erano né schiavi né alberi per farne rulli di legno. In nessuna parte dell'isola si trovano tracce di trascinamento o piste di rotolamento. Le leggende narrano che i colossi di pietra si muovevano da sé, grazie ad una forza misteriosa che solo due sacerdoti controllavano, ma che un giorno i sacerdoti scomparvero con il mana. Fu questo il giorno in cui il lavoro nella cava di Ranuraraku fu sospeso? Ed è per questo che vi è una schiera di statue incompiute? E che cos'era il mana? Forse degli esseri di altri mondi sbarcati sull'isola disponevano di forze in grado di annullare la legge di gravità. Ancora oggi, l'isola di Pasqua sembra irradiare un particolare magnetismo. Il resoconto di una spedizione francese del 1964 non esclude la possibilità che i miti locali possano essere riferiti ad esseri caratterizzati da una tecnica superiore. Chi?
Ritorniamo sulla terraferma, in Sud America, a Cusco, l'antica capitale dell'impero incaico, nelle Ande peruviane. Cusco si trova ad un'altitudine di 3600 metri e secondo la leggenda fu fondata dai messi del dio del sole. Questi stretti vicoli risalgono ancora al tempo degli Incas. Le mura sono costruite con possenti pietre sovrapposte, senza leganti, senza malta. Nelle giunzioni non entra nemmeno la lama di un rasoio. Questa pietra ha 12 angoli ed è lavorata con una precisione così incredibile che oggi si potrebbe ottenere solo con i macchinari più moderni. E adesso osservate attentamente questo muro, costruito a incastro nello stesso modo delle mura degli Incas. Si trova da tutt'altra parte, 6.000 chilometri ad ovest, in mezzo al Pacifico, sull'isola di Pasqua. Forse gli scalpellini dell'isola di Pasqua ebbero gli stessi maestri degli Incas. Chi? Ma torniamo di nuovo in Sud America. In alto, sopra Cuzco, si trova Sacsayhuamán. Come se fossero stati messi insieme in un gioco capriccioso, leggeri come scatole di fiammiferi, i giganteschi blocchi di pietra formano una muraglia lunga 500 metri. Già al tempo dell'Incas quest'opera era antichissima. Quando il conquistador spagnolo Pizarro domandò agli Incas chi avesse costruito le mura, gli fu risposto che erano stati i discendenti di Viracocha, un popolo di dei barbuti, dalla pelle bianca e dai capelli rossi. Ad alcune delle pietre gli esperti attribuiscono un peso di 500 tonnellate. Ecco alcuni indios che vengono al mercato di Tikal. Tornano nella valle sacra degli Incas, la valle dell'Urubamba. Qui, a 2600 metri sul livello del mare, si trova Machu Picchu. Anche questa città fu fondata dal popolo degli dei dalla pelle bianca e i capelli rossi, discendenti di Viracocha. Della cordigliera del Re si stende La Paz, capitale della Bolivia, a 3800 metri sul mare, la capitale più alta del mondo.
lago Titicaca è il più alto della Terra, 4.000 metri sul livello del mare. Un mercato sulle rive del Titicaca. Un'atmosfera di mestizia grava su questo lago dai mille segreti. Sulle sue rive si ritrovano le tracce di culture antichissime. Secondo la leggenda, giunse qui la grande madre Orehana, scendendo sulla terra in un aureo vascello celeste. Essa portò agli uomini sapere e abilità in tutte le cose e tornò poi alle stelle. Rimase di lei Tiahuanaco, il luogo sacro più antico del mondo. Oggi Tiahuanaco dista 30 chilometri dal lago Titicaca, ma si dice che le sue onde un tempo bagnassero le scalinate dei templi. Questo era l'aspetto originario, poi il porticciolo, sopra il sacro stagno. È prosciugato da lunghissimo tempo, circondato dai resti di grandiosi edifici. In effetti, le acque del lago Titicaca si ritirano di 3 mm all'anno. Dunque, se Tiahuanaco ora è a 30 km di distanza, quanto tempo deve essere passato da quando le acque del lago bagnano le scale dei templi? Non può essere stato in tempi storici. La cosa più enigmatica lasciataci dallo sconosciuto popolo di Tiahuanaco è la Porta del Sole, tagliata in un blocco solo pesante 10 tonnellate. 48 figure quadrate fiancheggiano su tre file una forma incomprensibile e compongono un calendario astronomico. Ma si tratta di quello del pianeta Venere. Come giustificare queste cognizioni inspiegabili? In tutti i continenti troviamo testimonianze del nostro misterioso passato, anche in Australia. Sui dirupi rocciosi dell'Australia nord-occidentale vi sono pitture rupestri eseguite in tempi molto, molto remoti. Disegni che, con tutta probabilità, sono tra i più antichi messaggi dell'intera storia umana. Questo disegno rappresenta Vontina, divinità della Via Lattea. Anch'essa venne dal cielo a visitare i figli della terra. Non può essere un caso che gli artisti di tutte le parti del globo abbiano rappresentato gli stessi esseri, a meno che non abbiano avuto gli stessi modelli. In Australia, in America, in Africa, in Europa, in Asia. Questo è uno dei famosi dogu giapponesi. Le statuette di questo tipo furono rinvenute nell'isola di Honshu. Hanno almeno 5.000 anni. Lo studioso sovietico Kazantsev, che è un esperto in questo settore, parlando della sua collezione, ci ha detto: ritengo che queste divinità celesti rappresentino astronauti di altri mondi. Le figure hanno dei caschi ermeticamente chiusi, con filtri per la respirazione. Portano occhiali del tipo da sci con sottili fessure. La loro tuta sembra rigonfia,
il che potrebbe far supporre che provenissero da un mondo con una pressione atmosferica superiore. Osservate ancora le mani, non hanno un aspetto umano, sembrano piuttosto delle tenaglie. E se qualcuno volesse spiegarmi questi esseri, dicendo che sono degli idoli, io domando allora, come potevano dei primitivi, vissuti 5.000 anni fa, senza dei modelli, inserire nei loro idoli evidenti componenti tecnologiche? Concludendo, il professor Kazantsev fa sottolineare la somiglianza fra i Dogu e il graffito sahariano del grande dio Marte, nonostante che fra i luoghi dei ritrovamenti ci sia mezzo mondo. Anche per questo gioiello asimmetrico proveniente da una tomba sacerdotale messicana si potrebbe intravedere una spiegazione sconcertante. Se si sovrappone alla ornamentazione un moderno circuito integrato, le linee in apparenza disordinate acquisterebbero senso. Ma restiamo in Messico. Anche questa raffigurazione finora è sempre stata considerata pura ornamentazione. Se però la si completa così, ne risulta una pinza speciale, degna di una tecnologia avanzata. Nel Museo Iracheno di Baghdad si trova questo piccolo recipiente d'argilla. Risale a oltre 2000 anni fa. Dentro di esso si trovava un tubo di rame contenente a sua volta una bacchetta in lega di vari metalli. Se vi si aggiunge dell'acido cloridrico, si sviluppa corrente elettrica. Si tratta senza dubbio di una pila elettrica. Ma Alessandro Volta inventò la pila elettrica soltanto 1500 anni più tardi. Un'altra meraviglia tecnica della stessa epoca e della stessa area culturale è conservata nel British Museum. Una lente molata, come oggi è possibile produrre solo con l'aiuto di apparecchi di precisione e di speciali abrasivi. Le lenti molate ci sono note soltanto dal XVI secolo, ma questa lente è vecchia di oltre 2000 anni. Fu rinvenuta nel corso di scavi nell'Asia anteriore. A Mosca, presso il monumento agli astronauti, abbiamo parlato con il docente Vyacheslav Saitsev. Egli ha richiamato la nostra attenzione su due fatti per i quali, secondo il nostro quadro storico, potrebbe non esistere spiegazione. Esempio numero uno, il cranio di un bisonte vissuto 40.000 anni fa nella tundra siberiana. Potrebbe essere stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Lo dimostrerebbe il presunto foro d'entrata del proiettile. Gli esperti hanno avanzato l'ipotesi che potrebbe anche trattarsi di una pallottola che raggiunse il bisonte vivo. Un colpo sparato 40.000 anni fa. Da chi? Il secondo esempio citato dal professor Saitsev è forse ancora più sconvolgente. Degli studiosi sovietici hanno trovato presso Fergana, nell'Uzbekistan, non lontano dal confine cinese, una pittura rupestre e l'hanno ridisegnata. Bisogna guardare e riguardare ancora per rendersi conto di che cosa potrebbe esserci stato qui tramandato dai tempi preistorici. Una divinità del fuoco che porta un casco saldamente connesso ad una specie di tuta munita di tubazioni e di tutta una serie di componenti tecniche inspiegabili. E in alto, sospeso nel cielo, un corpo la cui forma ricorda quella di due piatti contrapposti. Tanto nell'Uzbekistan, ma in tutto il mondo abbiamo visto comuni rappresentazioni di esseri celesti. Chi sono? In tutto il mondo giganti di pietra ci hanno posto il loro enigma. E in tutto il mondo abbiamo visto edifici eretti a glorificare degli dei venuti dal cielo. Questo disegno rupestre, raffigurante un carro celeste, è stato rinvenuto in Giappone ed ha 7.000 anni. Questo monile proviene dalla Colombia ed ha più di 1.000 anni. Questa presunta riproduzione in oro di un veicolo celeste è stata verificata nella Galleria del Vento,
Le sue caratteristiche aerodinamiche corrispondono a quelle di un moderno aereo a delta. Ritenevamo ormai impossibile trovare elementi ancora più convincenti della visita di intelligenze strane sulla Terra. Ma queste prove esistono. Dall'Oceano Pacifico abbiamo puntato verso il continente sudamericano, sulla costa del Perù meridionale. Davanti a noi abbiamo la Baia di Pisco ed ecco uno strano simbolo, alto quasi 300 metri. Un tridente. Senza dubbio un segnale. Un segnale per chi? Lo sorvoliamo ancora una volta. Da 2 millenni questo segnale indica la strada verso l'entroterra. Ma a chi era destinata questa indicazione? Seguiamo il segnale. Sotto di noi sfilano le rovine di civiltà antichissime. Ed ecco che davanti a noi si stende la misteriosa piana di Nazca. Ci vengono incontro delle linee. Linee che viste da terra non hanno senso. Non sono altro che solchi tracciati nel terreno arso dal sole. Non meno di 2000 anni fa. Su questo gli scienziati sono d'accordo. Ma molte cose fanno pensare che siano ancora più antichi. Ma queste linee sono davvero prive di senso. Osservando il terreno dall'aereo a grande altezza, ci accorgiamo improvvisamente che si tratta di giganteschi disegni. Sorvoliamo un ragno, un'aquila, un pavone, e un colibrì. Nessuna di queste figure è riconoscibile da terra. Intorno non vi sono montagne da cui sia possibile guardare dall'alto la pianura. Dunque, devono essere destinate a qualcuno che veniva dall'aria. Ed ecco davanti a noi altre linee. Nemmeno queste sono identificabili da terra. Perfettamente rettilinee, come disegnate al tecnigrafo, si stendono sotto di noi gigantesche linee geometriche. Alcune di esse corrono parallele, altre si incrociano. Le piste cominciano improvvisamente in mezzo alla pianura e terminano altrettanto di colpo. Il nostro scetticismo cade. Sono piste d'atterraggio. La piana di Nazca è un immenso aeroporto abbandonato. Potrebbero essere allegorie astronomiche, ma a chi dovevano servire delle immagini allegoriche riconoscibili soltanto da grande altezza? Potrebbero essere strade. Ma strade che finiscono di colpo, che non portano da nessuna parte, non hanno senso. Ma se era davvero un aeroporto, a chi era destinato? Queste figure ci danno una loro muta risposta. Gli antichi dei venivano dalle stelle. Astronauti. Le tessere di un mosaico in tutte le parti del mondo. Si può dubitare di esse. Ignorarle è impossibile. Finché la scienza tace, dobbiamo chiederci: astronauti extraterrestri hanno visitato la Terra? Torneranno?